Hello, hello, good morning, my friends. Buongiorno cari amici del canalone. Eccoci in una bellissima giornata con una nevicata veramente bella. Guardate, la città di Ulan Bator si è imbiancata. Non fa freddo. Ciao amici. Non fa freddo. Sto facendo una passeggiatina per la città perché dovevo fare dei giretti per me, devo fare alcune, sbrigare alcune faccende, e ho detto: ma guarda che bella nevicata, look at what a wonderful snowing that we have today. E ho detto: faccio un video di passeggiata per la città. Considerate che non è freddo, eh? It's not cold, it's not cold. Probably the temperature is about minus 12, 13. Meno 12, meno 13, ma non c'è vento, no wind. And ed è una bella... Ogni tanto, perché ripeto, Ulan Bator la neve è abbastanza rara, perché ci sono 300 giorni di sole ogni anno. Qui siamo sulla via principale della città, siamo dal lato destro, diciamo, verso, perché lì c'è il centro città, in questa direzione saranno forse 3 km, 2 km, c'è il centro città e niente, tutto bello imbiancato. Bisogna andare piano perché sennò si scivola, ci si fa male, bisogna camminare piano. Guardate qua, facciamo passare questi signori. È un po' pericoloso qua, eh? Vedete? Si anda piano, eh? Però il botto in diretta, amici, il botto in diretta, no. Eccoci. Ah. E oggi ho avuto la mia esperienza, ho cominciato a parlare in lingua mongola perché sto studiando il mongolo, ma ormai molti, molti parlano inglese. Many people in Ulan Bator, they speak English, and especially the young people, they are very friendly, and it's nice that you can ask information in English language. But when it's not possible, I help myself with my basic Mongolian language that I am improving, because I'm studying Mongolian language. If you need, there is a very good baksha, very good teacher. Also, she's doing online lessons with Zoom, and you can write in the comment. Scrivete nei commenti. Vi darò il contatto, amici. C'è poca neve, il traffico è abbastanza nella normalità, non è oggi il traffico è molto easy, non è perché per quale motivo? Perché le scuole sono chiuse, le scuole apriranno tra a fine gennaio, e insomma ancora mancano circa 10 giorni, quindi siamo quando le scuole sono chiuse il traffico è a livelli normali, normal, the traffic is normal because the schools are closed, they will open again at the end of January. We had a very warm January, abbiamo avuto un gennaio molto caldo, perché
di solito abbiamo meno 30, meno 25, invece la notte invece abbiamo avuto temperature sui meno 20, meno 15, cioè accettabile. Accettabile. Attraversiamo? Mamma mia, aiuto! Aiuto! Guardate che buca, amici! Questa è una bella buca! Ecco l'attraversamento, amici! Ah, ce l'abbiamo fatta! Oh, questo è il palazzo del wrestling, questo palazzetto circolare qui che vedete è il wrestling building Mongol Bukhich Horko, è lo stadio del il wrestler, il lottatore, è quello storico, lo stadio più antico. And we are going back. This is a real live shoot video, eh? Ecco, andiamo, amici. Gli hermano sono molto educati anche nella guida, eh? Che botta. Questo coso non ho mai capito che è, queste antenne, ma che è? Luci, sono le luci, questo palazzo è veramente, questa casetta è veramente vecchia. Prima o poi queste le buttano giù, vedete, guardate quanto è vecchio. Veramente è vecchio questo. Questo è molto vecchio, eh. It's very very old. And probably they are going to to build a new one, because it's getting too old, this one, eh? Sì, 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 parliamo 1140, 1130. Siamo in pieno centro. Qui il traffico è a livelli normali. Il traffico è a livelli normali perché, come vi dicevo, le scuole sono chiuse. Non sto sentendo freddo, eh? Direi tranquillo. Sì. Bella una camminata, stavo sempre a casa. Ci vuole un po' di uscire un po' fuori, fare una passeggiatina. Qui abbiamo dei gazar, vedete? Holin gazar, sono hol è il mangiare, cibo, food, e gazar è come una piccola ristorante, diciamo una trattoria, ecco. Questo sta diventando famoso, il CU. Qui abbiamo le banche, qui abbiamo in preparazione del Sagansar, vedete? C'è un po' di roba del Sagansar. Vedete, per il Sagansar abbiamo un po' di formaggio essiccato, il frutta, vedete? Frutta, pesce, qui abbiamo un po' di carne, qui abbiamo il pesce, vedete? Al chilo, quasi quasi, prendiamo uno. Thank you.
Momento amici, torno subito. Yeah, ok, we are coming back. Siamo ritornati in diretta, ragazzi, ho fatto un po' di spesa. Ho pigliato un pesciolone. An incredible, that man was speaking a good English. Probably he was living in USA or he was speaking good, very good English. Sì, sì. Quella persona, anche se non era molto giovane, ma parlava un buon inglese, mi ha parlato in inglese, quindi UB is a very international city. Ecco, guardate qui questo palazzo. Faccio un po' di zoom. Ecco qua. Ci sono dei simboli molto interessanti, il triangolo con il simbolo del Tao e anche un triangolo con una specie di occhio all'interno, e le scritte che vedete sono scritte in mongolo, quello della Inner Mongolia, cioè perché quello più usato è quello che utilizza i caratteri in cirillico come russo, come ecco per esempio questo, vedete? Ora ve lo faccio vedere, ma la vedete già. Ecco, per esempio questo è in cirillico. E poi c'è quest'altro tipo di scrittura che è della Cina del Nord, ma è anche tradizionale, non è cinese, ma è mongolo tradizionale. Quello che si utilizza ai tempi di Genghis Khan. Poi, dopo il socialismo con la Russia, con l'amicizia e il governo politico russo, si è adottato l'alfabeto cirillico. Un momento. Ecco amici, continua. Vedete, gli autobus sono quasi vuoti, eh? Empty bus. Biglietto è molto economico. E qua ci sono sempre i leoni, uno a destra, uno qua e uno a sinistra. Qui siamo sopra il ponte. E Menelik Shudin, ragazzi, vi mostro quanto parlo bene. Shudin e Menelik dentista. Ragazzi, come parlo bene. Shudeo ga, lavate i denti. Bene amici, io, questo è il ponte, vedete, qui c'era il fiume che si era ingrossato, vi ricordate il video della scorsa estate? Ma adesso è tutto congelato, e vi ripeto che qua gli autobus sono vuoti proprio perché le scuole sono chiuse, le università in questo gennaio lavorano poco, quindi questo corre come un pazzo, andando troppo veloce per la città. Ma vabbè, vi faccio vedere questo e vi saluto, che mi sta congelando la mano. Guardate qui, perché a difesa del, quando inizia un ponte, vedete che c'è un leone. C'è un leone laggiù, dov'è? Eccolo, vedete il leone? E un altro leone qua, eccolo, lo faccio vedere, eccolo qua, vedete? Perché qua comincia il ponte. Bene amici, io devo andare piano qua che ho paura di cascare, come i nonni. Devo camminare piano,
ho paura, molta paura di cascare. Sta congelando la mano completamente, questo ci fa passare e benissimo. Ia, che dolore la mano, ragazzi, mi sta congelando perché stavo tenendo il telefono senza guanti. Bene, my dear friends, big hug. Ci vediamo al prossimo video, Ciao, 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 ciao. Goodbye. Svuota la spesa. Ah, quanto ho pagato il pesce? Il pesce era un chilo. Un chilo, Nick, kilogram, 1 kilo. And I paid 8,000 turuk. Quindi sono 8,000 turuk al chilo, quindi sono circa 8,000, siamo circa $2.50, $2.50 at 1 kilo. And it's from Mongolia, from a Mongolian lake. Ciao ciao, goodbye.